perché la città di Milano è interessata ai nativi? Perché in termini, a quei tempi, in termini economici, avere la possibilità di movimentare merci, persone, cose via acqua, quindi su dei canali appositamente progettati, è una questione di rilevanza importante, come sarebbe oggi avere petrolio in casa, una importanza economica di questo punto. I milanesi avevano bisogno di un grande fiume navigabile, Milano ne aveva tanti di fiumetti e torrentelli, era una città ricca di acqua, ma non aveva una grande via di trasporto. E Bonvesin della Riva, il monaco scrittore delle più belle memorie sulla Milano medievale, diceva che uno dei difetti della città di Milano è non avere una via d'acqua che collegasse Milano al mare. L'idea di fondo era quella di collegare Milano al mare, perché mettersi in comunicazione con i trasporti, con i commerci via mare era per l'economia da allora una cosa fondamentale. Perché fare per primo il naviglio grande e non, ad esempio, il naviglio di Pavia, perché il naviglio di Pavia è il vero naviglio di collegamento con il mare. Per ragioni geografiche era la via naturale al mare, andare a Pavia, entrare in Ticino, dal Ticino entrare nel Po e dal Po arrivare fino. Questa era l'idea di fondo. Però andare a Pavia dava grossi problemi, mentre invece il naviglio grande, che è ritenuto da tutti, papà di tutti i navigli, non solo il primo naviglio, ma il papà di tutta la rete, lo si poteva fare andando a pescare l'acqua sul Ticino e derivandole senza bisogno di artifici, ma facendole arrivare verso Milano per pendenza naturale. Ancora oggi il naviglio grande, lo sapete, non ha conche, non ha sistemi di elevazione o di abbassamento dei navigli, perché il naviglio grande viene naturalmente.